stavo un attimo controllando i salvataggi e a parte il nostro amico che è al 48 con il doppio delle nostre ore, ha comunque meno digin di noi. Siamo stati bravi. Questo salvataggio io glielo lascerò. Per chiunque fosse l'ex proprietario di questa cartuccia, il tuo salvataggio rimarrà accanto al mio per sempre. Andiamo dentro al faro di Marte. Più che altro, noi dobbiamo avere ancora una psi energia che al momento non ho idea di dove si trovi. Vediamo, oggetto curativo? No, un mimic, per una volta non l'ho dato per scontato e vedi, appare. Megiddo, lo uccidiamo? No. Per poco. Biscotto, va bene. Mentre di qua... Allora, sono abbastanza sicuro, esatto, che questi due cosi siano collegati. E ovviamente ci servirà il fuoco. Il punto è... Oh, buongiorno, Tauro armato. Bene, 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 anche tu mi devi dare un oggetto. Vediamo se ce la faccia... Minchia, con un colpo. Pensavo fossi molto più forte, fattelo dire. Spero più che altro che mi dai subito l'oggetto che mi serve. Vediamo. Ah, maledizione, come al solito. E via, inizia il nostro percorso per riaccendere questo faro. Tutto molto freddo qui, eh. Certo non è un'accoglienza che ti aspetteresti in un luogo come il faro di Marte, vero? Ma siamo pur sempre alla fine del mondo, in pratica. Se non hai l'astro con te, non raggiungerai il cielo. Vattene! Il punto è che... Gli umani con la saggezza governano la terra. I draghi con la forza ardente governano il fuoco. I pesci con il freddo coraggio governano l'acqua. E gli uccelli governano il cielo. Esatto. Noi l'astro non ce l'abbiamo. Il problema è dove lo andiamo a prendere noi l'astro. Aspetta. Come al solito, la prospettiva. In questo gioco sono più fregato dalla prospettiva che dal gioco stesso e dalla sua difficoltà. Grazie degli ultrasuoni, guarda adesso. Scarafaggio. Maledetto, ti spacco. Ecco qua, a posto. Tra l'altro, se non ricordo male, in questa zona otterremo, meglio, avremo la possibilità di livellare ancora un po' prima della fine del gioco. Dipende tutto da... dei nemici che dovranno apparire se vogliamo avanzare. Che non sono questi scarafaggi brutti. Perfetto, brava che sei salita di livello. Mi sa che martello ci serve per forza in queste zone, eh? Dai, siamo quasi alla fine del gioco, ma non alla fine della serie, per due motivi. Un pezzo di ghiaccio sul pavimento. Vista la forma, proverei con sgretolio. Vediamo se funziona. Stata clunch. Perfetto. E si è craccato un pezzo di ghiaccio. Oh oh. E però noi non scendiamo da qua, vero? Maledizione. Speravo di andare a prendere lui. Aspetta, ora che si è craccato il ghiaccio, posso provare a romperlo del tutto? Scopriamolo assieme. Sgretolio. No. Scoppio magari? Sì, scoppio, decisamente. Stata clunch. Ok, ok, eccola. Abbiamo bisogno di quella psi energia se vogliamo proseguire. Già, già, già. E credo proprio che la otterremo qui, sai? Mac, buongiorno. Sei diventato un rospo demon, un nemico normalissimo come tutti gli altri ora. Pensa, da boss temuto eri, adesso sei una cacchetta. Come tutti i nemici di molti altri giochi simili. Però aspetta, non posso proseguire di qua, Di qua a sinistra invece, certo. Qua in fondo c'è qualcosa? Sì, delle scale. Eccoci qua. Oh, 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 calmi. Cerchiamo. Allora, non so se ci fa semplicemente danno, se ci spinge giù. Credo ci farà danno. No, ci spinge del tutto giù, eh. Ci sono i segni sul pavimento, quindi qualcosa si deve spostare. Mannaia. All'esistenza umana. Ecco che cosa si deve spostare. Tiè. Ecco qua, a posto. Andata. Ecco fatto. Uff, che culo. Quanto ha messo Garrett? Dai, poteva andare peggio.
Ok, qua si scivola e di qua invece... Digin, quello di fuoco? Forse no? Qui c'è un altro muro di ghiaccio da craccare. Anzi, da sciogliere, visto la testa di drago. Altra testolona di dragone. Eccolo qua, un po' brutta questa, eh. Però... Facciamogli una piccola vampata. E questa testa di drago ha fatto il suo lavoro. Grazie. Allora, dove siamo? In un corridoio con due porte. Ok. Oh. Minchia. Un po' più forte non la spara? Cavolo, calmo, calmo. E certo, l'unico che funziona è l'unico che ci può fare tanto danno. Ma pensa a te. Dove finiamo di qua? Ok, di nuovo. Ah, buongiorno. Allora, tac, ritorniamo qui. Allora, sicuramente la statua di drago a qualcosa ci serve. Ah, eccoci qua, finalmente. Allora, prima di tutto, prendiamo lui. Tu sei l'ultimo d'acqua? No, di acqua mi sa che me ne mancavano almeno due, credo, eh. In ogni caso, mi spiace per te, bello, ma non hai una vita molto lunga ancora davanti. O meglio, ce l'hai, ma con noi. Tu sei... Vediamo subito. Ecco qua. Genesi, ah, bel nome, riporta in vita, facendo diventare lei profeta e ottenendo nulla. Rianima tutti gli alleati. Non male. Ottimo, ce ne mancano tre ora. E con questo proseguiamo dall'altro lato. Ah, finalmente, finalmente. La pietra del teletrasporto. La lasciamo a Sara? Voi avete sete di conoscenza. Teletrasportiamoci. Eh sì. Eh già. Ottenuta questa psi-energia ora, ci rimane solo un'ultima cosa da fare. O meglio, in realtà vorrei prima prendere anche l'altro Digin. Allora, in questa stanza avevamo lasciato questo labirintino di ghiaccio. Ecco qua. Niente di difficile. E se la mia logica è giusta, dovremmo, in teoria, esatto, sbloccare un altro passaggio. Sai chi è che non sta più apparendo? Effettivamente ci ho fatto caso solo adesso. Il minotauro che abbiamo attaccato prima. Cavolo, me ne sono appena reso conto. E soprattutto ci serve perché c'ha un drop rate. Anzi, un drop. Il drop rate è la percentuale che ci farebbe comodo, forse. Dipende tutto da quanti danni fai, da quanto siamo avanzati noi. Ok, rivelazione. Esatto. Vai Sara, teletrasportaci. No, non stavo per dire, se lo usavo senza rivelazione, sicuramente non funzionava. Allora, ci buttiamo di sotto? Beh sì, dai. Oh, l'Oricalcon. Qua adesso parte la scelta. Puntiamo all'armatura o puntiamo all'arma? Beh, con l'arma la possiamo dare anche a Garrett. Certo, non cambiava di molto, se non ricordo male. Gli aumentava di 6 punti l'attacco, quindi magari punterei prima l'armatura. Dove siamo? Ah, ho capito dove siamo. Eccoci qua. Ora, a parte nemici da soli che cercano di fermare una squadra di 8 persone, ma va bene. Proseguiamo e... Allora, dove dobbiamo andare? Qui c'è una scala. E qui non c'è nulla, questo vuol dire che è una via di ritorno. Allora, controlliamo, perché probabilmente dobbiamo farci sto percorsone. Dobbiamo farci il percorsone contro il timer, in pratica. Ok, sì. Prima che il drago ci spari una... armatura da Valchiria. Una cannonata di fuoco. Vediamo l'armatura. Aumenta l'evasione.
Beh, per Geco sarebbe una bella bustata di difesa, però quegli 8 punti di attacco in più sì, fanno comunque, aumentano i brutti colpi, però aspetta. Ah, maledizione, ci ho sperato. E allora quindi è un'armatura a tutti gli effetti. La usiamo ovviamente su chi ne ha bisogno. La darei a noi, per il semplice fatto che Geco c'ha già anche l'elmetto che gli aumenta i critici, più gli iperstivali, ma quelli ce li abbiamo anche noi. Vabbè che noi tiriamo critici a rotta di collo, aspetta un attimo. Noi abbiamo 12 di fortuna, lui 8. Armatura della Valchiria a Geco. L'armatura Asura può essere utile? Di un punto di meno di difesa, ma va bene, sì, si può stare. D'accordo, sfida contro il tempo, eh. Abbiamo bene o male già visto il percorso che dobbiamo fare, ce la facciamo. Sai, effettivamente col i critici servirebbero anche a Garrett. Però... ah, benissimo. Sale anche Jenna di livello. Stavo giusto pensando a Jenna io. Tanto il cavolo di Minotauro non appare più, maledizione a lui. Eccoci qua, appunto. Ah, lui prosegue, cacchio, mentre noi martelliamo. Che stronzo. E questo è ingiusto, però, questa è un'ingiustizia. Attack. Salì. Per fortuna sul ghiaccio abbiamo avuto boost di velocità. Allora, di qua. Il problema, esatto, che se sbagliavamo qui... Oh, dai, che ce l'abbiamo fatta. A posto. Uff. Fa vedere se la spara. Ci becca, secondo voi? No, meglio non rischiare. Allora, di qua ci teletrasportiamo, ma non sappiamo ancora dove, quindi... Mi chiedo dove sia il Digin di fuoco che abbiamo visto prima. A sto punto dubito che lo troveremo. Wow. Che lo troveremo qui. O forse sì, aspetta. No, qui cadiamo. Ok. Se chiaramente facciamo questa cosa, ovvero che spostiamo la statua qui per evitare di farci cannonare, e via, teletrasportiamoci. Che poi una volta ottenuto teletrasporto già volevo uscire. Però ho detto a sto punto, vediamo se riusciamo ad ottenere almeno il Digin di fuoco, poi usciamo. E perché vi chiederete che dobbiamo uscire? Per, diciamo, completare il gioco prima di completare il gioco. Allora, che cosa abbiamo qui? A parte la caduta nel ghiaccio palese, sono fatto fregare. Dobbiamo trovare qualcosa da buttargli là sopra, vero? O meglio ancora, non scivolare sul ghiaccio. Maledizione. Garrett sale di livello, bravissimo. Dunque, ritentiamola. Dobbiamo scendere qui e via. Era facilissimo, mi sono andato a fregare da solo. Che cosa abbiamo? Oh, l'arma più forte del gioco. Wow. Se non fosse che... Wow. Pensa davvero aver fatto tutta la run e averla ottenuta solo adesso. Per carità, è giusto, eh. E per come abbiamo giocato, abbiamo comunque avuto sicuramente la possibilità di comprare tutte le armi di cui avevamo bisogno. Però... pensa, un glitch è bastato per distruggere tutto questo. Perché mi sa tanto di zona dove dovremmo combattere? Troppi corridoi e quelle due statue. Guarda, lo sapevo, è un corridoio. Qua sicuro c'è una boss fight. Oh, ma pensa un po'. Tra l'altro boss fight doppia, eh. Vabbè. Ci sto, siamo pronti. Eh certo, ma se gli spariamo un'altra cannonata di fuoco, invece che sparargli lo scoppio? Stata crunch! Cosa ti aspettavi anche tu, Felix? Il Piro Drago e il Piro Drago. A parte che uno sembra più grande dell'altro, però bella la musichetta, molto... molto leggera. Allora, vediamo quanto facciamo con salto morte. Aumentiamoci l'attacco, ovviamente. Distruzione, giusto per vedere sempre quanto gli facciamo. E tu, per lo stesso ragionamento, lama piuma. ...484... con un attacco di terra.
422 con uno di aria. Beh, 349, ok. Ok, quindi proviamo ad attaccarli easy. Ah beh, effettivamente abbiamo usato anche grande impatto, in tutto ciò. Proviamo ad attaccarli easy. Ok, 465. Sì, credo che siamo comunque messi molto bene. Drago nuovo. D'accordo. Possiamo cavarcela anche ad attaccare senza usare, abusare troppo della psi energia. Perché allora attacco di drago nuovo è più bello del nostro? Per carità, il nostro non è orribile con i due draghi che appaiono, però allora è più figo. Giusto curiosità, vediamo quanto facciamo con lo shuriken. Tu aumentaci altre due volte. Ce la possiamo fare anche senza curarci. Ok. Forse l'abbiamo ucciso? No, è ancora vivo. Gli shuriken servono relativamente a poco. Ah, cazzo. Perché? Perché quell'attacco del cacchio? Chi ci ha messo giù? Fulgore e ci ha tolto tuffo morto. Fantastico. Allora, tu devi morire. Tu curaci. Tu Africo, vabbè. Niente di che. Ah, però a te non ti ha tolto salto morto. Dai, ci può stare. E a te che cosa ti ha tolto? Ferro. Va bene, va bene, va bene. Attacca. Dovremmo in teoria riuscire ad ucciderlo. Il primo. In teoria penso che quello piccolo sia una femmina. Bello il loro meteorite. C'ha l'animazione diversa dalla nostra. Fighissimo. Che male. Ok, ok, ok. Calmi tutti qui. Jenna, pure tu puoi curare, vero? Ok, salto morte. No, andiamo di Megiddo, va. Quindi, super salute. Attacca. E super salute anche tu. Al prossimo turno aumentiamo l'attacco di nuovo. Perfetto, possiamo concentrarci totalmente su di te ora. Ottimo. Ma che belli gli attacchi finali di sto gioco. Allora, si attacca, grande impatto, salto morte, di nuovo super salute. Jenna è fantastica in questa versione perché è molto versatile. 500, ci sta. È molto versatile perché può attaccare facendo malissimo, ma anche curarci nel momento del bisogno. Perfetto. Di nuovo meteorite, basta! Ho capito che l'altro era quello di supporto, però tu fai molto male. Allora, in tutto ciò, attacchiamo, curiamo, attacchiamo e di nuovo curiamo. Perfetto. Dai che lo spacchiamo con due Megiddi. A posto. Ma... buongiorno. Perché sono qui disteso? Mi pare di ricordare. Volevamo accendere il faro. Ma faceva freddo. Vagavamo all'interno, cercando la cima del faro. Dobbiamo muoverci. Se tardiamo, Prox muore. È inutile. Non ho più energie. Non riesco ad alzarmi. Ed il freddo? Perché ho freddo? Noi del clan del fuoco dovremmo esserne immuni. Anch'io ho freddo, Karst. Ho paura che moriremo qui. Ora lo sento. Il gelo che mi avvolge l'anima. Ora mi sembra di ricordare. L'occhio ci ha detto che non avevamo le forze per proseguire. L'occhio. Adesso ricordo. Il suo sguardo su di me. Poi tutto è diventato nero. Infatti, e mi ricordo di aver affrontato Felix. Anch'io. Era un sogno? Un'illusione? Felix, sei tu? Incredibile. La nostra fortuna non è ancora finita. Felix, devi completare la missione. Per favore, accendi il faro. Non riusciamo neanche a stare in piedi. Dovrai farlo tu per noi. Per favore. Avrei bisogno dell'astro di Marte. Avanti, prendilo.
Fai in fretta. Se riuscirò a vedere la luce del faro, saprò di non essere morta invano. Contiamo su di te. È troppo tardi per noi. Affrettati, accendi il faro. Tu che tieni l'astro, apri il cuore e ascolta. Se vuoi salire al cielo, donalo a me. C'è uno spazio per essere riempito. Tieni. Oh, ma guarda, si sta scaldando tutto. Sì, certo. Da un estremo all'altro. Le tue mani sono così calde. La gente ha le mani così calde. Avevo dimenticato. D'altronde non esiste un vero concetto di chi è cattivo e di chi è buono. Fa così freddo, più di quanto credessi possibile. Tutto perché il faro è spento. Devo vivere abbastanza per vederlo acceso. Sono così stanco. La nebbia sale davanti ai miei occhi. Non posso morire. Il faro acceso. Come dicevo, da un estremo all'altro. Stavo pensando, sai di cosa abbiamo bisogno adesso? Di questa materia nera. Sono abbastanza sicuro che possiamo farci un'ottima arma per Jenna. Sono abbastanza sicuro. Tra l'altro, 668 Felix, 404, non male, 680, quindi abbiamo uno scarto di 20 punti, 507 Jenna, che in teoria dovrebbe essere una maga, 377, Dio mio, meno di Sara, Pier 6 Excalibur, 606, non male, 360 Ivan, ok, 326 Mia. Vabbè. Dunque. Ma il ghiaccio è rimasto, però vabbè. Prima di uscircene da qui, abbiamo un'ultima cosa da fare. Ovvero, ritirarci per arrivare all'entrata, così non devo rifarmi tutto il percorso. A parte la neve. E ora che la fiammella è accesa, possiamo fare questo. Vai con la vampa. Ottimo. Facciamo esplodere il ghiaccio. Andiamo di sopra e quello che dobbiamo fare prima di uscire è trovare il modo di prendere quel Digin di fuoco. E forse è proprio questa la strada giusta. Ah, finalmente. Vieni con noi, dai. Se riesco a parlargli. Perché non riesco a parlargli? Ah, ecco. Devo trovare l'angolo giusto. Dunque. Dopo di te, credo che quelli di fuoco siamo a posto, giusto? Due colpi, fantastico. Stiamo andando alla grande. Pam 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 pam. Vediamo. Fuga. Fuga. Sta anche i nemici per calare i pp. Ok. Ah, però aspetta un attimo. Se gli diamo un altro di fuoco a Mia, diventa il cavaliere bianco. Beh, oddio, tanto al momento non è che ci servi a granché Mia, eh. Quindi ce ne mancano solamente due. Fantastico. Ora possiamo uscire. Mi dispiace per Karst e Agatio, ma dovranno attendere. Abbiamo altri luoghi da dover visitare. Il mondo sta per finire, può aspettare.